Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti alla quarta edizione dell'Imatola Festival. L'Imatola Festival, voi tutti ormai lo conoscete, è un appuntamento fortemente voluto dall'amministrazione comunale e con il patrocinio ed il contributo dell'assessorato alle politiche energetiche della provincia di Benevento, grazie all'ingegnere Gianvito Bello. E io, come facciamo ormai da quattro edizioni, vorrei qui accanto a me a dare il saluto ufficiale ad aprire questa edizione dell'Imatola Festival in qualità di padrone di casa, il sindaco, il primo cittadino di Imatola, il dottor Mario Marotta. Sindaco, ormai questa manifestazione è un fiore all'occhiello di Imatola, è una di quelle manifestazioni che servono a dare visibilità ad un borgo bellissimo come questo. Sì, infatti lo scopo è questo, dare visibilità al paese. Io voglio solo fare un telegrafico saluto, perché considerando anche l'ora tardi, e non vorrei sottrarre del tempo prezioso agli artisti che si dovranno esibire. Voglio salutare tutto il pubblico, la giuria di grossa qualità anche quest'anno, ma un saluto particolare e in bocca al lupo voglio fare ai nostri concorrenti, a questi giovani che si esibiranno stasera. E per loro è una grossa vetrina, un appuntamento, alcuni già stanno partecipando da alcuni anni. Auguro di nuovo in bocca al lupo agli artisti e propongo un forte applauso di incoraggiamento. Una cosa che ci tengo a precisare, carissimi giovani, comunque andrà, io ho avuto modo di vedervi, di sentirvi alle prove, alle selezioni, siete tutti bravi. Comunque andrà, è un successo per tutti, in bocca al lupo a tutti. E un altro applauso lo propongo alla nostra simpaticissima Doralisa Barletta, che ormai è di casa all'Imatola. Grazie, buon lavoro e buon divertimento a tutti. Grazie sindaco, davvero grazie. E allora, la gara. Questa sera in gara ci sono 15 concorrenti per questa finale con due categorie, la categoria editi e la categoria inediti. Tutti i componenti, l'avete sentita ormai già e poi è già entrata nel vostro cuore lo scorso anno, saranno accompagnati dalla band dell'Imatola Festival, i Duma. Anche quest'anno il pubblico è fondamentale, perché anche il pubblico può votare il proprio concorrente preferito e lo può fare inviando un sms ad un numero telefonico. Il numero è 342-7413563 e si può mandare questo sms indicando il numero del concorrente abbinato al concorrente, che poi è il numero dell'esibizione. Tanti sono i premi anche quest'anno per ciascuna categoria, c'è il videoclip musicale realizzato, che sarà realizzato dalla Corrado Production di Supersano, provincia di Lecce, e poi c'è ormai un premio che è diventato il simbolo dell'Imatola Festival, ogni anno sempre diverso, che è il trofeo scultura del maestro scultore Gino Rispoli. E poi un premio ambitissimo da tutti i concorrenti è quello della Italy Music, che praticamente è la promozione digitale di un brano, e andrà ad un artista scelto proprio da Rosario Maffucci della Italy Music. Davvero è molto ambito questo premio, e poi vi faremo sapere chi è, perché sarà lui stesso a scegliere il ragazzo, il concorrente che vincerà questo premio. Tra l'altro Rosario Maffucci ha seguito in prima persona tutte le selezioni, insomma è molto molto vicino al Festival di Imatola. E poi ci sarà la targa Prisma per il pubblico, quella che darete voi, la targa Prisma Energie Alternative e la targa Prisma proprio dell'Associazione Culturale Prisma. Tanti i giudici, Bruno Iliano, che voi conoscete benissimo, tastierista, vocal coach, arrangiatore, davvero chi più ne ha più ne metta, ogni anno sto lì a sciorinare tutte le qualità di Bruno Iliano, e soprattutto una persona simpaticissima che ci sa fare con i ragazzi, dà loro tantissimi consigli, li fa andare avanti. E poi Pino Di Tella, compositore,
arrangiatore, talent scout, produttore e poi produttore della Mad Music di Napoli, ha vinto il primo premio, pensate, al Festival Linea del Mar con Denis Faro e poi che è arrivato al terzo posto a Sanremo, che è più conosciuto da noi in Italia. Ha scritto per Anna Tatangelo e ha scritto anche per il Piquadro, proprio con il Piquadro è arrivato al terzo posto a Sanremo. E poi Maria Insero, una voce splendida, cantante, nella sua seppur giovane, perché è molto giovane, carriera, ha già fatto tanto, ha portato tra l'altro il nostro repertorio classico napoletano in Svezia, pensate anche negli Stati Uniti, e poi ancora Andy La Rocca, che voi conoscete benissimo perché ormai è un volto noto non soltanto perché è un cantautore conosciutissimo, famoso, ma anche perché ha limato la Festival ormai, è di casa. E poi ancora Sabrina Troise, concertista, consulente ed esecutore per la RAI delle musiche della fiction Noi Due, ha collaborato, pensate, con registi come Franco Zeffirelli e Patrizia Non. E poi ancora, e lo conoscerete anche più da vicino perché salirà su questo palco, un cantautore conosciutissimo per essere l'autore di brani di Nina Zilli, Emma Marrone, Annalisa Scarrone, Alessandra Amoroso, insomma proprio tanti, ed è Roberto Casalino.